Ciao a tutti ragazzi, finalmente sono riuscito a completare la mia prima race across Italy. Ovviamente la 300 km, non la 775, perché vabbè che sono matto, ma fino a un certo punto. Allora ragazzi, prima di lasciarvi al video della gara, voglio raccontarvi brevemente che emozioni, che ambiente si respira là dentro. Innanzitutto tengo a ringraziare tutto lo staff, Paolo Laureti, il suo presidente, e la moglie Francesca perché mi hanno accolto come se fossi uno di famiglia. Appunto, la moglie era al villaggio, consegnava i pacchi gara e quando sono arrivato mi ha detto ciao Fabio. E là quel ciao Fabio ti riempie di emozioni, ti rilassi e senti che fai parte di questa famiglia. E poi Paolo ogni volta ti accoglie e ti fa sentire al proprio agio. Poi alla prima time station c'era Ania, la moglie di Powell Talaga, scusate se l'ho detto male, che mi riempiva le borracce, quindi l'emozione ancora di più. E poi ragazzi, il presentatore, la voce della Race Across Italy, Marco Formiconi. Ragazzi, quell'uomo vi mette un'adrenalina addosso che è veramente spettacolare perché non so come descriverla, perché vi accoglie come se siete un amico. E poi quando partite, che dice il vostro nome, quel suo go go go, Fabio go go go, quel go 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 vi rimbomba per i primi 10 km. Infatti io i primi 20 km stavo a 34 di media, non lo so neanche io come ho fatto, perché c'avevo sempre quel go 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 in testa e quindi andavo. E niente, ragazzi, è stata veramente un'emozione. Purtroppo non avevo le telecamere, i bastoni per fare le riprese, quindi non vi aspettate un video di riprese eccezionali, però magari si vede che trasmetto quell'adrenalina che avevo. Io ero partito per completarla, per finirla, perché non mi ero allenato, quindi non sapevo se riuscivo a completarla. E infatti, quando sono salito sul palco, io ho detto subito a Marco, io sono venuto qua per la maglia nera. E invece, ragazzi, mi sono trovato nella top 10, una cosa indescrivibile. Cioè, non ci credo neanch'io, nonostante siano passati 2 giorni. E poi devo ringraziare un amico, Gianni Orri, che mi ha fatto il DS, ragazzi, il direttore sportivo, mi aggiornava ogni mezz'ora, un'ora sulla posizione, i miei tempi. E quindi grazie Gianni, veramente sei stato preziosissimo. E adesso, ragazzi, non vi voglio più annoiare, vi lascio al video della gara. Vi ripeto che non è un video granché, però magari trasmette le mie emozioni in quel momento. Ci siamo, sono qui, là dietro c'è il palco. Ho appena ritirato il pacco gara, ho il numero 326. Dopo metterò il link dove potete seguirmi. E non vedo l'ora, dai ragazzi. Paolo, siamo pronti per questa race cross Io già sono finito. Ragazzi, già sono completamente alla frutta, però sì, siamo prontissimi, dai, a parte gli scherzi. Siamo Italy? molto carichi e non vediamo l'ora di partire. È la decima edizione. Ci Abbiamo. stanno? Sì. No, dico, ci stanno tutti quelli che hanno vinto più o Ci meno. stanno quasi tutti quelli che hanno vinto, ma a noi interessa l'esperienza, quindi vogliamo che dal primo all'ultimo si godano questo il nostro Abruzzo e il percorso che abbiamo disegnato per loro. Quindi alla grande, ragazzi. Ok ragazzi, dai, fra un po' c'è sta il briefing, vediamo come va, ma soprattutto domani alla partenza vediamo come va. Forza! Sono arrivato in camera, questo è il mio albergo, come vedete sul letto ho ordinato tutto quello che domani mi metterò, adesso lo vediamo insieme. Come vedete l'ho smanicato, che non credo che metterò insieme ai manicotti, penso che Davide mi presterà una mantellina antivento e metterò quella. E poi vabbè, completino della podistica. Poi, dato che oggi c'è il sole, devo vedere se domani, dato che porta pioggia, ma più che altro tempo coperto, non so se mi metterò questa della Biotex oppure questa qua che è tutta traforata e leggera. Vediamo domani come va il tempo. Poi qua c'è un copricasco impermeabile, la mantellina antipioggia. Questa è la bici come
è stata preparata, tutte con i catari frangenti, una borsetta qua dietro dove ci sono gli attrezzi, due borracce da 950, poi qua dentro metterò i panini gel, due bombolette di CO2, un gonfia e ripara, qua dentro invece ci stanno altri gel, e questo qua è una fascia catari frangente, qua dentro gel e barrette, qua ci sta tutto il percorso con la power bank, la luce anteriore, il Garmin, e questo invece è pacco gara. Ti danno quella borsa che serve alla prima time station se vuoi mettere un cambio, e poi abbiamo un bellissimo scaldacollo firmato Race Across Italy, alcuni buoni per buoni sconto. Questo è il numero da fissare in quella borsa, questo invece è il numero che si mette nel casco, questo sulla bici, un cappellino Race Cross Italy, e poi ti hanno dato questo giubbetto catari frangente, che credo che utilizzerò questo invece di quell'altro. Adesso mi faccio una doccia e poi andiamo subito a fare questo briefing. A dopo. Ovviamente prima di tutto il percorso, sapete che insomma abbiamo mandato un po' di comunicazioni dove era a rischio. And I didn't know what to do. Francesca, Paolo, Elena were here with me during the whole. Allora, qui c'è tutto, no, c'è il 90% dei vincitori della Race Across Italy, con diverse edizioni. Daniele l'ha vinta l'anno scorso, se non sbaglio, per la prima volta, e poi è andata. Bici pronta, devo mettere il casco e là c'è la partenza. Ci siamo, sono carico, sono pronto, la maglia nera è mia. Fare una follia così. Io in realtà vengo dal mondo del triathlon, quindi per me questa è una preparazione all'Ironman. Sì, siamo già visti l'anno scorso. E la partenza, ecco. Fai vedere un po'. Allora, Fabio Calì fa il social di turno, ovviamente. Sono partito, ragazzi! Sono partito! Dai! La prima ora è passata e c'è una media di 33,9. Un po' fortino sto andando, mi sa che devo abbassare un po' sta media. Ora andiamo, le prime due ore sono passate, sono a 33,2 di media, un po' scesa, ma ancora altina. Però mi sento ancora bene. Dai che ora inizia la salita! Che spettacolo, ragazzi! Che spettacolo! 79 km, c'ho pure il cagnolino che mi segue. E andiamo, siamo all'altezza delle gallerie. E ancora va bene. Davanti ho Fabio Ciotto, mi ha appena superato. Lui fa la corsa con la scorta, quindi non è nella mia categoria. Ma anche se era nella mia categoria, non lo prendevo manco se c'avevo il motorino. Dai, che sta andando bene. Dietro non c'è nessuno, apposta, io questo manco l'ho visto arrivare. È iniziata la seconda salita, sono a 127 km, quella che mi porta a San Martino d'Orce. Non so a che posizione sto, ma ancora ce la faccio e vado. Dietro me dovrebbe arrivare fra un po' Davide Marrone, che dovrebbe essere primo. Vediamo, vediamo, quando arriva facciamo il video. A dopo. Eccolo, ragazzi, a 129 km mi ha raggiunto. Per adesso siamo ancora amici, eh? Sì, sei primo? Sì. Continua così, comincia a andare. Dai. Dai, ragazzi, dai. Doveva piovere alle 8 di sera. Sono le 3, sta piovendo di brutto. Sono tutto zuppo. Ma com'è che quando faccio una gara io piove sempre? Ma c'è la nuvoletta da Fantozzi. Andiamo, dai! Siamo a 142 km.
Andiamo verso Vindoli. Ho appena superato la prima time station. Sono 174 km, ne mancano 105 mi sembra. Sono andato alla grande, un po' la stanchezza si fa sentire. Per adesso sembra che sono nono, però ancora la strada è lunga, eh. Dai, più tardi. Sono a Forca Caruso, sto svalicando. 183 km. Dai ragazzi, dai che va la grande! Guardate che spettacolo! Sono dentro una vallata. Qua sotto c'è il fiume, torrente. Abbiamo appena fatto 205 km. Sono sempre nono. Vediamo se riusciamo a prendere l'ottavo. Ma vedo difficile. Dai, andiamo avanti. Ecco ragazzi, siamo arrivati, siamo arrivati. Ale, ale! We'll be right back.